Ciao, sono Giuseppe Di Domenico e sono un consulente specializzato nel risanamento finanziario delle aziende. In pratica mi occupo di debiti, di aziende in difficoltà, dei loro problemi finanziari e di come risolverli. Ogni giorno aiuto gli imprenditori a trovare il modo migliore per agire e salvare le aziende per le quali hanno sacrificato tutto o quasi. Una delle domande che mi vengono fatte più spesso dagli imprenditori è come le banche fanno le pulci ai bilanci per scoprire tutti i segreti della tua azienda. Cosa guardano le banche nei tuoi bilanci e perché devi saperlo se vuoi ottenere un finanziamento o non vuoi che ti revochino quelli che già hai. Stamattina stavo leggendo un sondaggio appena realizzato su un campione di piccoli e microimprenditori. Il tema era quello dei prestiti concessi dalle banche e del peso della stretta creditizia che sta soffocando la libera iniziativa imprenditoriale nel bel paese. Si parlava di crisi, insomma, una tematica che interessa tutti da molti anni, della quale ormai si legge solo sulla stampa specializzata perché i quotidiani nazionali e i telegiornali evitano di parlarne, tranne quando la crisi si trasforma in tragedia. I numeri parlano chiaro per chi sa e come interpretarli e dall'analisi di quelli più aggiornati si ricava che le piccole aziende continuano a fallire, i negozi chiudono le serrande e molti imprenditori restano schiacciati dai debiti. Il peggio, insomma, non è ancora passato. Il sondaggio che leggevo stamattina conteneva tante informazioni interessanti, ma quelle che mi hanno colpito di più riguardavano le credenze dei piccoli imprenditori sul modo in cui le banche decidono se finanziarli o meno. In pratica, la maggior parte dei soggetti intervistati non riesce a spiegarsi come mai, nonostante i bilanci inutili, non riesca a ottenere nuovi prestiti dalle banche. O meglio, se lo spiegano, ma pensano che la cosa non riguardi direttamente l'azienda. Credono che il problema venga dall'esterno e in parte hanno anche ragione. Solo che il problema non nasce da dove pensano loro. Da una delle risposte al sondaggio ho visto che praticamente il 27% degli imprenditori pensa che le banche prestino denaro solo se si hanno già i soldi sul conto corrente. Quindi in sostanza circa un terzo degli imprenditori intervistati crede che le banche prestino i soldi a chi li ha già. Il 36% ritiene di non poter avere altri prestiti perché non ha più o non ha mai avuto delle garanzie da offrire agli istituti di credito. In pratica, più di un terzo degli imprenditori crede che l'unico modo per ottenere un prestito dalle banche sia offrire delle garanzie esterne all'attività di impresa e quindi i propri beni personali. Il 31%, infine, crede che la banca non gli conceda altri finanziamenti perché è cambiato il direttore e quello nuovo non li conosce e non si fida di loro. Quindi, in pratica, pensano che le banche o chi ci lavora dentro prestino i soldi solo ai loro amici e ai loro parenti, in pratica. Il restante 6% del campione analizzato non sa oppure non ha risposto. In pratica, secondo questo sondaggio, nessuno degli imprenditori intervistati considera importanti cose come il bilancio o l'andamentale della centrale rischi di Banca d'Italia. Questa è la ragione per la quale, nonostante i grossi cambiamenti che ci sono stati nel sistema bancario, lo sviluppo di sofisticati sistemi di controllo e di modelli matematici che permettono di sviscerare tutti i segreti nascosti nei numeri di bilancio di un'azienda, ancora oggi si assiste a scene nelle quali da un lato ci sono imprenditori che sono disperati perché nonostante il bilancio preparato apposta per la banca non hanno ottenuto i finanziamenti e dall'altra ci sono commercialisti che cercano di consolarli utilizzando i soliti luoghi comuni tipo prestano soldi solo a chi non ne ha bisogno, facciamo mettere un'ipoteca sulla casa di tua madre, oppure peccato che hai cambiato il direttore perché quello prima era un amico. La verità è che nemmeno loro, nemmeno i professionisti che sono più vicini all'imprenditore hanno capito che il sistema bancario ha cambiato le sue regole interne ed è questo il motivo principale per il quale i vecchi meccanismi per ottenere prestiti bancari non funzionano più. Cerchiamo quindi di capire come le banche fanno le pulci ai bilanci per scoprire tutti i segreti della tua azienda e partiamo da una considerazione banale ma molto importante da ricordare. La valutazione della tua azienda non viene mai fatta in filiale. Questo devi ricordartelo perché non è il direttore della filiale. Quello che nessuno racconta è che le banche hanno creato degli uffici centralizzati che si occupano di controllare i bilanci e tutte le informazioni che gli vengono fornite per la valutazione del merito creditizio. Sono i funzionari di questi uffici che con il loro lavoro stabiliscono se puoi essere finanziato, quanto costeranno le tue linee di credito e in che modo potranno prestarti denaro. Sono coloro che vengono comunemente chiamati il deliberante.
Nessuno ti ha mai spiegato, probabilmente, che il direttore di filiale non ha nessun potere decisionale su questa parte del procedimento e che il suo ruolo oggi è semplicemente quello di gestire la relazione con il cliente e raccogliere le informazioni e i documenti necessari a presentare le richieste di finanziamento all'ufficio crediti della banca. Una volta ricevuto il plico con le informazioni, l'ufficio crediti seziona, analizza e valuta i bilanci applicando tecniche di valutazione molto sofisticate. I numeri vengono scomposti, rapportati tra di loro e confrontati con quelli degli anni precedenti per ottenere i rendiconti finanziari. Gli indici e gli indicatori per assegnare il punteggio ad ogni aspetto rilevante dell'attività aziendale. In pratica, ogni volta che tu fai una richiesta di finanziamento alla banca, oppure chiedi semplicemente di variare le condizioni attuali di credito, l'analista dell'ufficio crediti studia i dati, analizza le informazioni e incrocia tutte le notizie che si possono raccogliere su di te, la tua azienda e il tuo settore. Per ogni aspetto importante viene calcolato un indice specifico che viene confrontato con quelli già presenti nelle banche dati della banca. Se in quell'intervallo preciso il giudizio è positivo, allora il finanziamento viene approvato, altrimenti scatta il semaforo rosso. La banca in pratica fa le analisi del sangue della tua azienda e attraverso questi sistemi riesce a capire se ci sono anomalie nei numeri che gli hai presentato, se sei un imprenditore affidabile e con quale probabilità potrai restituire i soldi presi in prestito. Niente giudizi basati sulle relazioni personali, solo freddi e sterili numeri. Di fronte a questo livello di tecnologia, i goffi tentativi di mascherare le perdite di bilancio giocando sul magazzino e sui crediti da incassare sono abbastanza inutili, se non addirittura dannose, perché nulla passa inosservato a questi sistemi di controllo. Cerchiamo quindi di capire cosa guardano le banche nei tuoi bilanci e perché devi saperlo se vuoi ottenere un finanziamento o non vuoi che ti revochino le linee di credito che hai già. Il primo motivo per il quale devi conoscere cosa guarda il comitato crediti della banca è che la maggior parte dei commercialisti non è aggiornato su questi temi e per questo continua ad applicare delle vecchie soluzioni quando viene preparato il famoso bilancio per la banca. Nascondere i debiti tributari, sopravvalutare il magazzino, lasciare in bilancio crediti che non riuscirai a riscuotere sono alcune delle mosse più letali che tu possa decidere di fare se vuoi creare un'azienda che le banche vogliano finanziare e anche se è il tuo commercialista ad avertele suggerite, dovete porre assolutamente rimedio a questa cosa prima che sia troppo tardi. Questo genere di anomalie nel bilancio sono facilmente riconoscibili per gli addetti ai lavori e rischiano di avere un impatto devastante anche sulle linee di credito che hai già ottenuto e che stai utilizzando ai limiti del possibile. Solitamente, infatti, queste scelte di bilancio poco trasparenti si accompagnano ad altre problematiche relative all'uso delle linee di credito, che possono far degenerare la situazione ad ogni revisione periodica di bilancio. Tanto per chiarire meglio il concetto, un utilizzo a tappo delle linee di credito è già da solo un segnale d'allarme gravissimo per le tue banche. Ma se a questo ci sommi un bilancio zoppo pieno di anomalie che alterano gli indicatori che la banca calcola, la lettera di revoca delle linee di credito è praticamente già pronta per essere spedita. Quindi cosa si potrebbe fare? Le strategie da utilizzare per migliorare il tuo bilancio e rendere l'azienda più bella agli occhi delle banche sono diverse. Devi solo trovare quella più adatta alla tua situazione con l'aiuto di un professionista capace di farlo. Si possono trovare soluzioni per accrescere il valore del patrimonio netto, per valorizzare le attività intangibili come ad esempio le tue conoscenze, il tuo know-how e per abbassare il rischio costituendo appositi fondi. Se il tuo commercialista non te ne ha mai parlato, forse dovresti cambiarlo. Non potrai ottenere da lui alcun aiuto né far crescere la tua azienda per risolvere i problemi di indebitamento che in questo momento non ti lasciano dormire. Non è colpa sua, non sa proprio da che parte cominciare. Al massimo potrà continuare ad aiutarti a fare una bella dichiarazione dei redditi. Per scegliere la soluzione migliore per la tua azienda, bisogna partire da una simulazione del calcolo del rating, verificando i danni e scegliendo tra le soluzioni possibili quella più adatta a te. Questo tipo di simulazione è una delle analisi che il mio ufficio studi elabora quando cerchiamo una strategia per liberare gli imprenditori dai debiti aziendali. Tra l'altro ne ho parlato diffusamente nel mio libro Aziende che si finanziano da sole, che se non hai ancora acquistato ti invito a comprare seguendo il link che trovi in sovraimpressione.
Se invece vuoi affrontare direttamente con un esperto queste problematiche, puoi prenotare una consulenza preliminare gratuita e scoprire quello che possiamo fare per te. Continuare a fare come hai fatto fino ad oggi, andando avanti per tentativi tra consigli di avvocati, commercialisti e professionisti di ogni sorta che si improvvisano un lavoro, non ti servirà e anzi non farà altro che rendere tutto più difficile. Non te lo auguro, ma non mi sorprenderebbe se tra 2 o 3 anni dovessi venire a sapere che non hai risolto niente, anzi che le cose sono peggiorate. Parliamo ogni giorno con imprenditori che hanno aspettato almeno 6 mesi prima di contattarci, dopo aver scaricato una delle guide gratuite che diffondiamo continuamente, oppure dopo aver letto un articolo del mio blog o visto uno di questi video. Anche questi imprenditori hanno tentato di seguire i suggerimenti di qualcuno e si sono decisi a chiedere aiuto solo quando i problemi sono diventati praticamente impossibili da risolvere. Non basta seguire qualche consiglio improvvisato per risolvere una situazione difficile, serve un piano, una strategia pensata da chi fa questo per mestiere. Ed è per questo che ho messo insieme un team di esperti capaci di fornirti il supporto e l'assistenza che ti servono per superare questo momento. Un gruppo che ha tutte le conoscenze necessarie, che lavora come se fosse un'unica persona, in grado di liberarti da tutti quegli incontri, quelle telefonate, quelle preoccupazioni e quelle rotture di scatole che ti stanno rubando sempre più tempo impedendoti di fare il tuo lavoro. Un team di esperti che ha lavorato su quasi 2000 casi di imprenditori in difficoltà e che lavora seguendo un metodo pensato apposta per risolvere i problemi delle imprese in crisi, il metodo di Domenico Debiti. Prenota adesso una consulenza preliminare gratuita e scopri quello che possiamo fare per te. Clicca sul link che trovi qui sotto, scegli la data e l'ora per l'appuntamento, inserisci le informazioni richieste nel modulo di contatto e verrai richiamato da un consulente pronto a capire con te come possiamo aiutarti.